Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Ciao e bentornato sul canale YouTube Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli, che è collegato al canale YouTube Blue Voice Live e al gruppo Facebook Alla Ricerca dell'Agnosi. Oggi ho creato questa nuova playlist dal titolo Conoscenze esoteriche di base perché ritengo utile, anzi indispensabile, offrire alcune risposte alle molteplici domande che quotidianamente mi vengono poste da chi si avvicina al mondo spirituale o anche da chi fa ricerca come me da molto tempo. Da 2 anni a questa parte ho letto, e in molti casi anche spiegato, fra i testi più importanti della tradizione esoterica e della cosiddetta filosofia perenne, ma mi rendo conto che il tempo e la volontà di leggere, seppur ci siano, non è detto che non necessitino anche di spiegazioni più pratiche, più semplici. Quindi spero di poter assurgere adeguatamente a questo compito che mi sono da poco prefissata. Ecco che è giusto porsi la domanda cardine, dalla quale probabilmente inizio proprio la ricerca, ovvero cosa sono l'esoterismo e l'occultismo? Probabilmente non dirò nulla di diverso o di migliore o di più persuasivo per spiegarlo rispetto ad altri video che sicuramente troverete in rete. E questo perché il mio intento è quello che ne vengano interiorizzati i significati e non espressi solamente i concetti. Tutti sanno che i termini esoterismo ed occultismo vengono indifferentemente utilizzati come sinonimi, ma non lo sono. Su chi abbia per la prima volta utilizzato il termine esoterismo vi sono diverse diatribe intellettuali. Ad esempio, alcuni ritengono che Aristotele, intorno al 348 avanti Cristo, nella sua opera intitolata Ta Politica, dal greco la politica, utilizzasse l'aggettivo esoterico con 2 S perché voleva intendere come destinate alla pubblicazione, quindi al grande pubblico, tutte quelle opere che non fossero invece esoteriche, ovvero destinate prettamente all'insegnamento, quindi riservate ai suoi discepoli, Altri invece ritrovano nel filosofo ellenistico Luciano di Samosata, solo successivamente, lui è del 100, diciamo, del 166 d.C. circa, la creazione del termine esoterikos, anche se obiettivamente avrebbe potuto prenderla in prestito, no? Da autori a lui antecedenti, anteriori. Ad ogni modo è il teologo cristiano del secondo secolo d.C., Clemente di Alessandria, o Clemente Alessandrino, che nei 7 libri degli Stromateis, gli Stromata, inizia a dare un significato diverso al termine, che poi è quello più noto, diciamo così, ai profani, ovvero esoterismo uguale mistero, segretezza e quindi uguale occultismo. Tant'è che nei dizionari di tutto il mondo, a partire dal XVIII secolo, si inseriranno nella definizione di esoterismo tutte quelle opere e quei testi antichi oscuri, nascosti, o che comunque non possono essere compresi se non da una minoranza e di cui soprattutto non può esserne fornita una spiegazione. Voi capite come questo malinteso sia stato utile. Da una parte
a quelle religioni profane che hanno dimenticato e seppellito la loro vera sacralità sotto la prima pietra di Pietro. E dall'altra ad alcuni ricercatori spirituali che in questo modo sono diventati pseudo portatori di verità e di conoscenze elettive accessibili solo a loro o comunque a chi è come loro, il che obiettivamente è assurdo, perché non esiste la possibilità che in via assoluta un padre non dia la medesima intelligenza agli stessi figli da lui creati, piuttosto che chiaramente i medesimi la sfruttino malamente. Detto ciò, ecco che il termine esoterismo iniziò ad essere utilizzato nel XIX secolo in tutti gli ambienti iniziatici, a partire da quelli comunemente noti come massonici. Di per sé l'esoterismo, da esotodos, indica la via verso eso, il proprio interno. Per cui si tratta di un metodo introspettivo che aiuta a trovare la consapevolezza, la comprensione con se stessi e con il mondo che ci circonda, compresi chiaramente tutti quei vincoli, quei rapporti esistenti tra il mondo del visibile e quello dell'invisibile. E ciò in realtà dovrebbe essere soprattutto compreso da chi predica le religioni oramai profane, perché tutte partono dalla verità di un principio metafisico. Compreso ora cosa sia l'esoterismo, augurandomi chiaramente di essere stata chiara, forse alcuni di voi oggi scoprono che fu Eliphas Lévi, in francese, che in Italia denominiamo Eliphas Lévi, a coniare il termine occultismo intorno al 1845. Il termine occultus, che in latino significa nascosto, chiaramente è più antico, no? Probabilmente del XII secolo. Ed è anche indubbio che risalga all'epoca delle streghe medievali l'idea che esistessero delle scienze occulte, intese come nascoste, come segrete, ad appannaggio appunto di stregoni, di fattucchiere, il che ha negativizzato così il termine latino e lo ha anche ridotto in magaria oscura, in magaria pervertita, malefica. Ecco che occulte sono in realtà denominate tutte quelle pratiche teurgiche o magico-teurgiche da intendersi relative ad una magia con la M maiuscola, dall'alto potere e potenziale, e utilizzabile volontariamente da chi conosca le leggi di questo nostro mondo. Nel Medioevo il termine occulto designava le virtù e le proprietà che uniscono segretamente gli esseri dei tre regni animale, vegetale e minerale, e che vengono definite proprio i segreti della natura. Quindi, come ha chiaramente espresso il contemporaneo storico dell'esoterismo francese Antoine Fèvre, se l'esoterismo è la filosofia dell'occultismo, l'occultismo è la pratica e la sperimentazione esoterica. Mi auguro che sia tutto molto semplice, o che io l'abbia reso semplice, o che sia stato compreso in maniera semplice, e rimango a disposizione, perché potete anche porre delle domande sotto la descrizione del video, a cui risponderò volentieri per iscritto. Vi auguro una buona serata
e ci vedremo presto con il secondo video di questo nuovo progetto.